Cos'è una tazza di latte senza dei biscotti? È solo un piatto bianco, triste. Quindi perché non avere un pasticcere e una panettiera che possono farli per voi? Ah ragazzi, scusate, però adesso si sveglierà la mia fidanzata e vi devo dire una cosa, è celiaca. Nessun problema. E vi devo dire anche una cosa, che è immaginaria. Una bella coppia, venite qua, che belli. Allora, torniamo alla serietà un attimo della cucina. Qua dentro abbiamo la farina di ceci, la farina di tapioca e poi abbiamo dentro anche un metto di mais. Allora, in macchina abbiamo il burro, andiamo poi a mettere lo zucchero. Il classico pizzico di sale. E andate a impastare. Esatto. Avete capito? Quindi una volta che io sono andata a amalgamare questi tre ingredienti, vado a mettere le uova. Oh, se roviniamo l'impasto, chi se ne food? No, 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 in pasticceria non è chi se ne food. Andiamo ad aggiungere la farina, ma se vuoi la puoi mettere te. Adesso non dobbiamo far altro che il mio composto assorbi tutta la farina e poi fermiamo la macchina. Adesso creiamo, lo andrò ad avvolgere dentro la pellicola e dovrò andare a metterlo in freezer, si deve congelare. Voi che avete speso miliardi di euro per l'abbattitore in casa, finalmente lo potete usare. Ok. Noi possiamo altro che ammirare, quindi andiamo a infornare? No, andiamo a congelare. Vado a prendere i miei biscotti. Quindi quanto devono stare in freezer invece se non abbiamo l'abbattitore? Ma una mezz'ora. Adesso li spennelliamo, sempre col famoso uovo e latte. Qua dentro io ho zucchero semolato e sesamo. E li vado a tagliare, diciamo circa 5 mm. Commentare se con un cuore se secondo voi loro due stanno bene insieme. Quanto in forno poi vanno? Finché non sono cotti. Cioè. Ragazzi, io vado a infornare. 165 gradi, ventilato, chiudere. E anche nel vostro forno di casa saranno perfetti. Proviamo questo biscotto senza glutine. Il biscotto è perfetto, guardatelo. Io vado, non lo intingo nel latte prima. Tranquillo, tutto a posto. Buonissimi. Ne assaggiono anch'io. Non avete idea. Buonissimo. Cioè, veramente è buonissimo. Ma una spremutina ci starebbe.